dove P ed S sono due polinomi, il grado di P è minore del grado di S, altrimenti faccio la divisione di Ruffini, e poi posso supporre anche che S di X sia monico, cioè il coefficiente del termine di grado più alto è 1. Allora posso scrivere, Hermite dice che posso scrivere questa funzione razionale come una, allora prima di tutto devo conoscere la fattorizzazione di S di X, cioè S di X è x meno x1 alla alfa 1 e x meno x2 alla alfa 2 e x meno xh alla alfa h e x meno z1 alla beta 1 e x meno z1 alla beta 1 per x meno z k alla beta k per x meno z k coniugato alla beta k, dove x1 xh z1 zk e z1 coniugato zk coniugato sono le radici del polinomio. Ovviamente le x1 xh sono le radici reali, z1 zk sono le radici complesse. Ovviamente, essendo il polinomio S a coefficienti reali, se ammette delle radici complesse deve ammettere anche le complesse coniugate, e quindi ci sono anche z1 coniugato e zk coniugato. Il grado di S è uguale ad h più 2, scusate, somma per i che va da 1 ad h di alfa i più somma per i che va da 1 a k di 2 beta i. Cioè dovete fare la somma di tutte le molteplicità. Ovviamente la somma delle molteplicità complesse, beta i compare due volte perché compare sia per z che per z coniugato, che per la radice zi che per la radice zi coniugato. Quindi entrambe quelle radici hanno la stessa molteplicità. Questo è il grado di S. Tutto ciò è teoricamente e formalmente un po' lungo, ma in realtà nei casi concreti è abbastanza semplice, perché nei casi concreti andremo a integrare polinomi che hanno denominatori di grado 3, 4, non 50. Comunque, è, diciamo, il teorema di Hermite che funziona in ogni caso dice che questo lo posso sempre scrivere come somma per i che va da 1 ad h di certe costanti a con i fratto x meno x con i più la somma per i che va da 1 a 2k di certe costanti b con i x più c grande i fratto x meno zi per x meno zi coniugato, questo polinomio che sta al denominatore qua è di grado 2 ed è a coefficienti reali quando fate il prodotto, perché il coefficiente di x viene meno due volte la parte reale di zi, il termine noto viene più modulo di zi quadro. E poi abbiamo più la derivata rispetto a x di r di x fratto t di x, dove t di x è esattamente lo stesso polinomio di S con tutte le molteplicità scalate di 1, quindi t di x è x meno x1 alla alfa 1 meno 1 per puntini x meno xh alla alfa h meno 1 per x meno z1 alla beta 1 meno 1 x meno z1 coniugato alla beta 1 meno 1 di puntini x meno zk alla beta k meno 1 x meno zk coniugato alla beta k meno 1. E quindi il grado di t, se il grado di S era n e questa somma qui doveva fare n, questo grado qui quanto è? È n
meno h meno 2k, perché noi scaliamo una molteplicità per ogni radice che sono h e un'altra molteplicità per due molteplicità per ogni radice, una complessa e l'altra complessa conicate, che sono k e che quindi mi danno n meno h meno 2k. E il grado di R invece deve essere di 1 inferiore al grado di T. Ok? Oh, questo si può sempre fare. Quando provate a impostare questo sistema si risolve usando le usuali regole di derivazione e poi usando il principio di identità dei polinomi, cioè io faccio, impongo qui, scrivo t di x, lo conosco perché conosco s, r di x ci metto dei coefficienti che sono delle incognite, faccio la derivata, poi faccio la somma con tutto quest'altro, faccio il denominatore che sarà esattamente s di x, al numeratore comparirà un polinomio di che grado? Se andate a fare il conto comparirà esattamente un polinomio di grado n grande meno 1 che avrà esattamente n costanti incognite, perché qua ce ne sono h, qua ce ne sono 2k e qua ce ne sono n meno h meno 2k di costanti incognite. Allora, per il principio di identità dei polinomi, siccome p di x lo conosco, quando vado a uguagliare le costanti a destra e a sinistra si ottiene un sistema lineare, vedremo poi che sarà un sistema che chiameremo lineare, di n equazioni esattamente in n incognite. Questo sistema permette, sostanzialmente afferma, che ha sempre un'unica soluzione e quindi si può risolvere. Nei casi concreti a noi, diciamo, non interessa dimostrare il teorema di Smith, interessa applicare. Si può applicare benissimo e quindi quando andiamo a fare questa scrittura, noi l'abbiamo fatto in un esempio l'altro giorno, in vario di esempi, e adesso non abbiamo il tempo di farlo perché diciamo in molti esempi, perché dobbiamo andare a vedere che cosa? Dovremmo andare a vedere gli integrali che si riconducono alle funzioni razionali. Ok, però è chiaro che se una funzione razionale, una volta che è stata scritta in questo modo, si integra facilmente, perché quando io vado a integrare ottengo gli integrali di questi, diciamo per la linearità dell'integrale ottengo gli integrali di questi che sono integrali noti, più gli integrali di questi che pure abbiamo fatto ieri, e più di integrale di questo che è l'integrale della derivata, che è la funzione r di x su t di x più la soglia dello standard θ. È chiaro? Quindi una volta fatto questo il 90% dell'integrale è fatto. Ok, adesso così si integrano le funzioni razionali grazie a questo teorema. Come si integrano altre funzioni? Non possiamo integrare in maniera indefinita tutte le funzioni che ci vengono in mente. Ripeto, se io voglio integrare e alla meno x quadro in dx, questa funzione ammette sicuramente una primitiva essendo una funzione continua. Il problema è che la primitiva di questa funzione qua, le primitive di questa funzione qua non si possono scrivere, c'è un teorema che lo dimostra, non si possono scrivere mediante funzioni elementari. Chiaro? Quindi o introducete una nuova funzione oppure non potete scrivere questa diciamo una primitiva di questa funzione tramite le funzioni che già conosciamo. È chiaro? Bene. Però in molti altri casi l'integrale si riesce a fare. Allora, quali altri casi? In quali casi l'integrale si riesce a fare? Cominciamo a enumerare. Primo, integrale in cui f di x sia in realtà una funzione di e alla x. Allora, per esempio, se io devo fare l'integrale di e alla x fratto 1 più e alla 2x in dx, come si fa? È molto semplice. Si pone e alla x uguale a una nuova incognita, per esempio qui.
Allora, chi devo sostituire al posto, chi è dt? E alla x dx uguale dt. Questa è la regola pratica di sostituzione, cioè poiché t è uguale alla x, dt in dx è di nuovo alla x, la derivativa alla x. Allora, è vero che diciamo non è una dimostrazione, però si prende dx, si porta di qua e praticamente alla pezzo e alla x dx bisogna sostituire. Quindi questo integrale diventa, e grazie al teorema di cambiamento di variabile che abbiamo visto l'altro giorno, lunedì, le cose prima di ora. Questo cosa diventa? Diventa l'integrale, beh, sopra se vedete ho esattamente dt, sotto ho 1 più t quadro, perché a alla 2x è il quadrato di a alla x, e quindi il quadrato di t. E poi vi devo ricordare che t uguale a alla x. Quindi chi è la primitiva di questo? Questo è l'integrale immediato. Quindi qua ho l'arco tangente di t più costante con t uguale a alla x. Quindi qua ho arco tangente di e alla x più costante. Questo è l'integrale indefinito di quella funzione. È chiaro? Quindi non c'è granché di difficoltà. Quando vedete gli esponenziali dovete mettere esponenziale qua a t. Ovviamente ci posso. Allora, per controllo, questo qui, giusto per controllo, facciamo la derivata di questo e vediamo che effettivamente viene la funzione integrale. Quando devo fare la derivata dell'arco tangente, che cosa devo fare? Devo fare 1 fratto 1 più l'argomento dell'arco tangente al quadrato, quindi è la 2x, per la derivata dell'argomento dell'arco tangente, che fa per la regola di reazione della funzione composta. Quindi vedete che la derivata di questa la chiamiamo f grande di x più c. Quando vado a fare la derivata di f grande di x ottengo effettivamente f grande di x. Chiaro? Bene. Quindi prima categoria è semplice. Quando vedete gli esponenziali, pensate subito a porre l'esponenziale uguale a t. Uno potrebbe dire, ma qua ti è andata bene perché qua c'era la x. Se non ci fosse stato la x, andiamo a fare l'integrale in quel caso. Supponiamo che di avere questo integrale qua, integrale di 1 fratto 1 più e alla x in dx. Allora si pone e alla x di nuovo uguale a t, e quindi ricordatevi che posso, questa uguaglianza qui la posso anche scrivere come dx uguale a dt su t, perché t è uguale a e alla x. Quindi questo qua lo posso scrivere come l'integrale di 1 fratto 1 più t uguale a e alla x in f di t su t. Quindi l'integrale di, adesso qua c'avete 1, scrivetelo così che è meglio, 1 fratto t per 1 più t. Questo non è altro che 1 su t meno 1 fratto 1 più t in dt. Se fate la differenza, cioè ho fatto per via breve esattamente, ho applicato il mito. Queste qua c'ha due radici semplici, una è 0, l'altra è l'altra è meno 1, e quindi si può scrivere come a su t più b fratto 1 più t. Se vi fate il conto, a e b vengono 1, perché quando faccio la differenza qua mi viene 1 più t meno t che fa 1. Ok? Quando faccio la somma. Quindi questo chi è? Questo è il logaritmo del valore assoluto di t meno il logaritmo del valore assoluto di 1 più t. Più costante. Andando, però vi devo ricordare che t è uguale a e alla x, quindi questo viene il logaritmo di e alla x fratto 1 più e alla x. I valori assoluti non servono perché tanto e alla x è già positivo. Più costante. Uno dice, ma sei sicuro che funzioni? E proviamo, facciamo la derivata e vediamo che viene la funzione integrale.
Qual è la derivata del logaritmo? La derivata del logaritmo è 1 fratto il suo argomento, quindi è 1 più e alla x fratto e alla x per la derivata dell'argomento. Quindi 1 più e alla x al quadrato, e poi abbiamo la derivata di e alla x che fa e alla x per 1 più e alla x, meno la derivata del denominatore che fa e alla x per e alla x non derivata, che viene alla 2x. Quindi qua 1 più e alla x semplifica, sopra mi rimane e alla x più e alla 2x meno e alla 2x, viene e alla x fratto e alla x per 1 più e alla x, semplificate e viene 1 fratto 1 più e alla x. E vedete che ritrovate. Quindi non ci sta, non c'è trippa per gatti, qua non si scappa. Una volta fatta la sostituzione si fa l'integrale, una volta fatto l'integrale si può benissimo controllare se si è fatto bene. Meglio, se si è fatto qualche errore, meglio controllare e dire l'integrale non mi viene, ho sbagliato da qualche parte, non ho il tempo di vedere dove ho sbagliato, però almeno vi siete resi conto di aver sbagliato. È già qualcosa. Non significa abbiamo sbagliato, cancello tutto. Se non avete il tempo di finire il controllo per trovare l'errore, dite: io ho fatto il conto, mi sembrava giusto, ho fatto il controllo, mi sono reso conto di aver sbagliato, e se avevo un po' più di tempo continuavo a trovare l'errore. Oppure mi dite fino a qua l'errore non c'è, sono sicuro, oppure, capito? Qualcosa di questo genere. Cioè, non dovete prendere tutto e buttare tutto a mano. O far finta che l'errore non ci sia, oppure cancellare, fare un altro errore per cancellare l'errore precedente. Cioè no, due errori non fanno la cosa giusta. È chiaro? Quindi questa prima categoria è facile. Poi, naturalmente, questo discorso va combinato con i metodi che già conosciamo. Per esempio, questo ormai lo cancello perché mo l'abbiamo ripetuto, dobbiamo... Questo qua è una delle poche cose che dovreste conoscere bene, ma non è questione di imparare a memoria, qua non dovete imparare a memoria proprio niente, cioè dovete capire come funziona, perché nel momento in cui capite come funziona, questo lo ricostruite tranquillamente. È chiaro? Cioè, l'unica cosa che bisogna ricordare che una funzione razionale si può scrivere come funzione razionale col denominatore di grado 1 e di grado 2, dove sono presenti le radici, più la derivata di qualcosa, di una funzione razionale con i gradi più bassi, diciamo con tutte le molteplicità sotto diminuite di 1. Tutto qua. E poi il resto si scrive automaticamente. Allora, cosa intendo dire che dobbiamo combinare quello che abbiamo appena detto con i metodi conosciuti? Supponiamo, per esempio, se io voglio fare l'integrale di x quadro meno 1 per e alla x in dx, questo si fa per parti. Qua non vado a porre e alla x uguale t, non ci penso proprio, perché se pongo e alla x uguale t, questo mi diventa logaritmo di t. E quindi aggiusto da una parte e scasso da un'altra parte. Invece facendolo per parti, cosa so? So che questo è uguale a x quadro meno 1 per e alla x meno l'integrale di 2x e alla x in dx. Integro e alla x, poi faccio meno e poi faccio la derivata di x e mi rimane integrale quello là. Quindi mi viene x quadro meno 1 per e alla x meno 2x per e alla x, qua integro un'altra volta alla x, e poi mi rimane più l'integrale di 2 e alla x in dx. Quindi alla fine mi viene x quadro meno 2x. Poi quando integro qua mi viene 2 alla x, quindi meno 1 più 2 dovrebbe fare più 1 e alla x più costante. Controllo,
La derivata di questo fa 2x meno 2 per e alla x più x quadro meno 2x più 1 per e alla x uguale x quadro, 2x meno 2x se ne va, 1 meno 2 fa meno 1 per e alla x, e si trova. Quindi quello che diciamo oggi, ed è giusto, non abolisce quello che abbiamo detto prima. Qua la funzione non è una funzione della sola e alla x, ci sta e alla x, ma ci sta pure la x, e quindi però e alla x non compare al denominatore. Qui è facile impostare l'integrazione per parti, perché quando integro e alla x rimane sempre lo stesso, e quando derivo questo polinomio mano a mano si abbassa di grado fino a che non scompare, diventa una costante, e quindi ci lascio un'integrale che sappiamo calcolare. È chiaro? Bene. Andiamo a fare una seconda categoria. Allora, supponiamo di fare l'integrale della radice quadrata di, anzi, vabbè, per adesso facciamo la radice quadrata di 3x più 4 in dx. Allora, come funziona? Quando avete la radice quadrata, la cosa semplice da fare è porre la radice quadrata di 3x più 4 uguale t. Allora, da qui ottenete 3x più 4 uguale t quadro, quindi x uguale t quadro meno 4 terzi, quindi dx chi è 2t terzi dt. Ok? Quindi questo integrale cosa diventa? Diventa integrale, ricordiamoci la posizione t uguale alla radice di 3x più 4, di t, perché questo è stato posto uguale a t, dx non è altro che 2t terzi dt. Quindi l'integrale di t quadro è t cubo terzi, quindi qua avete 2t cubo noni più costante. Però vi dovete ricordare che t è uguale alla radice di 3x più 4. Quindi tutto ciò è uguale a 2 noni di 3x più 4 alla 3 mezzi, perché t era 3x più 4 alla 1 mezzo, più costante. Vediamo un po', facciamo... come al solito chiamiamo questa qua f grande di x più c, andiamo a fare f grande primo di x, qua mi viene 3 mezzi per 2 noni per 3x più 4 alla 3 mezzi meno 1 che fa 1 mezzo, per la derivata di 3x più 4 che fa 3. Allora vedete che questo e questo se ne va, e mi rimane la radice di 3x. Ok? Ok, in realtà questo lo possiamo calcolare anche come fosse un integrale immediato, cioè una primitiva di questa non è altro che 3x più 4 alla 3 mezzi per una costante. E qua il motivo, perché quando derivo 3x più 4 alla 3 mezzi mi viene 3x più 4 alla 3 mezzi meno 1, che fa 3x più 4 alla 1 mezzo per varie costanti. Le costanti dipendono dal fatto che deve scendere l'esponente 3 mezzi, e poi devo derivare
quello che c'era sotto la radice, che era però un'espressione lineare inizio, e quindi la derivata viene costante, mi dava più. A quel punto posso aggiustare la costante anche direttamente. Però, diciamo, se insomma si integrale, o vi abituate a farlo direttamente e siete capaci a farlo dopo un po' di esercizio, oppure vi fate la sostituzione e in un minuto in più vi viene lo stesso. È chiaro? Quindi quando io ho un'espressione con una radice e la radice sotto radice c'è un'espressione lineare nella x, quindi del tipo 3x più 4, ax più b, una cosa del genere, bisogna non fare altro che porre tutta la radice uguale costante, uguale alla nuova variante, scusate. Chiaro? Quindi questa è la sostituzione da fare. Naturalmente c'è anche un discorso, qua stiamo facendo l'integrale indefinito. Quando vale questo integrale indefinito? Cioè quando ci andrò a mettere gli estremi di integrazione, quando vale questo discorso? Vale quando la funzione è definita e siamo su un insieme connesso. Quindi, per esempio, qua vale quando x è maggiore di meno 3 quarti, di meno 4 terzi. Cioè vale nel dominio, cioè dove il radicando è positivo, perché dove il radicando è positivo la funzione è definita, maggiore o uguale di 0 deve essere il radicando. Se no, il radicando è negativo, cioè è inutile che mi fate questa integrale tra meno 10 e 0, non si può fare, perché la funzione integranda non è definita. È chiaro? Non mi sembra che non ci sia nulla di complicato. Ok, facciamo un altro di questo stesso tipo. Facciamo, cioè, andiamo a fare integrale di x più 2 alla 2 terzi in dx. Adesso, secondo voi, cosa devo porre? Oh, questo per esempio si può fare dappertutto, perché x più 2 alla 1 terzo si può fare dappertutto. È una radice cubica. Allora, bisogna porre x più 2 alla 1 terzo uguale t. Questa è la posizione da fare. Di modo che x più 2 è uguale a t cubo, dx è uguale a 3t quadro dt, e quindi questo integrale chi è? Non è altro che l'integrale di t quadro, perché questo non è t, è t quadro, per 3t quadro dt, quindi abbiamo 3t alla quarta dt, e quindi qua mi viene 3 quinti t alla 5 più costante, cioè 3 quinti x più 2 alla 5 terzi più costante. Questo lo potete vedere anche qua, l'integrando era particolarmente, diciamo, non l'integrando, la base era particolarmente semplice, era x più una costante, quindi potete vederlo anche come un integrale immediato. Se questo lo chiamate x più 2, chiamate t, questo è t alla 2 terzi, che è il primitivo di t alla 2 terzi, è t alla 5 terzi per 3 quinti. Quindi potete fare anche quell'altra sostituzione. Però in altri casi, quando qua c'è un'espressione un po' più complicata, può convenire fare invece questa tipica sostituzione. Quindi questa non era l'unica sostituzione che si poteva fare, si arrivava comunque sempre allo stesso risultato. Ok, andiamo a fare quest'altro integrale. Integrale di x più 2 alla 2 terzi fratto 1 più radice quadrata di x più 2 in dx. Anzi, qua mi piace un terzo, va.
ok? Adesso qual è la posizione da fare? Mo vedete che voi avete effettivamente x più 2 e x più 2, le basi sotto radice sono le stesse, però qua c'è una radice quadrata e qua c'è una radice cubica. Allora io non saprei cosa fare, però c'è un modo molto semplice. Questo lo posso scrivere come: qua ci metto x più 2 alla 2 sesti e qua ci metto 1 più x più 2 alla 3 sesti in dx. Cosa ho fatto? Ho riscritto le radici in maniera tale che siano, che il denominatore, quelle sono elevate a una frazione, il denominatore della frazione deve essere lo stesso. Allora a questo punto qual è la posizione da fare? È x più 2 alla 1 sesto uguale t, cioè x più 2 uguale t alla sesta. Quindi questo integrale diventa integrale di t quadro fratto 1 più t cubo per dx, ma chi è dx? È 6t alla quinta dx. Quindi questo integrale diventa 6 integrale di t alla settima fratto 1 più t cubo dt. Però ci dobbiamo ricordare che t è uguale alla radice sesta di x più 2. Allora, come si fa questo integrale? Come si fa questo integrale? Questo è un integrale di funzione razionale, quindi io potrei dire, posso dire, lo fate col metodo di Hermite. Che significa fare il metodo di Hermite qua? Come si fa l'integrale di t alla 7 fratto t cubo più 1 in dt? Come si fa? No, è facile, t alla 7, no, t alla 4. Allora, si fa la divisione perché il grado del numeratore è maggiore o uguale al grado del denominatore. Io faccio t alla 7 fratto t cubo più 1 fa t alla 4, poi viene meno t alla 7 meno t alla 4, viene meno t alla 4, qua viene meno t, e quindi qua mi viene più t alla 4 più t, e quindi mi rimane resto t. Quindi questo qua lo posso scrivere come, lo riscrivo qua, integrale di t alla 7 fratto t cubo più 1 in dt, lo posso scrivere come integrale di t alla 4 meno t in dt più integrale di t fratto t cubo più 1 in dt, ok? Ok, è giusto. Dopodiché, questo è l'integrale di un polinomio, e quindi questo fa t alla 5 quinti meno t quadro mezzi, e questo lo dovete sempre fare col metodo di Hermite. Quindi se io voglio continuare, cosa devo fare? Cancello questo che è l'integrale qui, non serve più. Se voglio continuare, cosa devo fare? Devo fare t fratto t cubo più 1. Come lo devo scrivere? Lo devo scrivere come a fratto t più 1 più b t più c grande fratto t quadro meno t più 1. Perché se vi ricordate, questa è una fattorizzazione facile, ve la dovreste ricordare dalle superiori. Questo qua si scrive come t più 1 per t quadro meno t più 1, e t più 1 porta la radice reale e t quadro meno t più 1 porta le due radici complesse coniugate. Dopodiché mi devo scrivere il sistema. Allora, il sistema quale sarà? Questo sarà t più 1 per t quadro meno t più 1, poi mi verrà a per t
quadro meno t più 1 più t più 1 che moltiplica b grande t più c grande. Allora, qual è il sistema? Andiamo a vedere i coefficienti di t quadro. Qua c'ho a e qua c'ho b, quindi a più b deve fare 0. Andiamo a vedere i coefficienti della t. Meno a più b più c deve fare 1. Poi andiamo a vedere i termini noti. A più c deve fare un'altra volta 0. Quindi b uguale c uguale meno a. Quindi a, andando a sostituire, viene meno 3a uguale 1, e quindi a uguale meno 3. Se ho fatto bene i conti, t fratto t cubo più 1 deve essere uguale a un terzo che moltiplica meno 1 fratto t più 1 più t più 1 fratto t quarto meno t più 1. Infatti, quando vado a fare t più 1 per t più 1, fa t quadro più 2t più 1. Meno t quadro, meno 1, meno meno t fa 3t, che diviso 3 fa t. Quindi se andate a fare la somma vi trovate. Ok? Quindi, questa integrale chi è? Proseguendo, è t alla quinta, quindi meno t quadro mezzi. È inutile mettere qui la costante arbitraria perché ci sono ancora integrali da fare. Poi ci sta meno un terzo, devo fare l'integrale di questo che è il logaritmo di t più 1, più un terzo integrale di t più 1 fratto t quadro meno t più 1 in dt uguale. Continuo da questa parte, riscrivo il tutto, quindi t alla quinta, quindi meno t quadro mezzi, meno un terzo logaritmo naturale di t più 1. Poi abbiamo più un terzo. Allora, questo t più 1, allora io qua voglio fare un sesto, allora questo diventa 2t più 2, che però 2t più 2 lo scrivo come 2t meno 1 più 3. Perché lo scrivo come 2t meno 1 più 3? Perché voglio far comparire al numeratore la derivata del denominatore. La derivata del denominatore è 2t meno 1. Quindi, adesso separo questa somma, l'integrale del primo pezzo fa un sesto, per il logaritmo di t quadro meno t più 1, e poi mi rimane più 3 sesti, cioè più un mezzo, l'integrale di 1 fratto t quadro meno t più 1 in dt. Ok? A parte il fatto che poi alla fine dobbiamo ricordarci di sostituire t uguale alla radice sesta di x più 2, però abbiamo fatto tutti questi integrali, ma ci rimane ancora questo da fare. E come si fa questo qua? Con l'arco tangente. Lo faccio. Vabbè, ormai ci siamo, in ballo, finiamo. L'unica cosa, non faccio il controllo, quindi eventuali errori ve li trovate da voi. Il procedimento è quello. Scriviamo qua t uguale, perché sennò non possiamo perdere tutta la lezione. Allora, l'ultimo integrale da fare era integrale di 1 fratto t quadro meno t più 1 in dt, e questo qua chi è? È l'integrale in dt di t meno 1 mezzo al quadrato più 3 quarti. Ok? Allora, cosa bisogna porre? Qua
possiamo fare la sostituzione in un colpo solo, ma se avete paura di impicciarvi con le costanti potete farla anche in due passi. Cominciate a porre t meno un mezzo uguale y. Allora questo diventa integrale di dy di y quadro più 3 quadro. Però vedete che non vi trovate, perché qua vi deve uscire y quadro più 1 per avere l'arco tangente. Allora cosa ponete? Ponete y uguale radica 3 su 2 per, che ne so, v, una nuova variabile. Quindi questo qua diventa, adesso però attenzione che dy è uguale a radical 3 mezzi di v, quindi qua vi viene radical 3 mezzi per 1 fratto, qua viene dv, e qua viene, quando faccio il quadrato, viene 3 quarti v quadro più 3 quarti, 3 quarti lo metto in evidenza, lo scrivo qua, e qua viene v quadro più 1. Quindi, come vedete, questo qua è il quadrato di questo, quindi qua alla fine viene 2, quando vado a semplificare il tutto, viene 2 su radical 3. E quindi viene 2 su radical 3 per l'arco tangente di v più costante. Però devo ricordare chi è v. E chi è v? V è uguale a 2 su radical 3 y. Ma chi è y? Y è uguale a t meno un mezzo. Quindi qua mi viene 2 su radical 3 per l'arco tangente di 2 su radical 3 per t meno un mezzo più la costante arbitraria c piccola, e questa non è da confondere con questa c grande che era apparsa prima e che poi abbiamo eliminato. Quindi qua, quando andiamo a sostituire, cosa mi viene? Questo integrale che ho fatto a parte me lo devo moltiplicare per un mezzo, quindi mi viene 1 su radical 3, oppure se preferite radical 3 su 3, per l'arco tangente di 2 su radical 3 per t meno un mezzo, sì, più la costante arbitraria. Questo è, diciamo, a questo punto dovete sostituire t uguale radice sesta di x più 2, e quello è il risultato finale. Per controllo vi fate la derivata e vedete se funziona. È chiaro? Quindi, quando ricondurre un integrale a un integrale di una funzione razionale non è una garanzia di aver fatto tutto in poco tempo. Se l'integrale di una funzione razionale è lungo, bisogna fare i conti. È chiaro? Ok. Adesso facciamo una piccola pausa.